5 aprile abbiamo organizzato un grande gioco, una specie di caccia al tesoro che ha ripercorso il passato, la memoria, il presente e il futuro di questo luogo, l'ex manicomio del Santa Maria della Pietà. Attraverso il gioco i bambini e i loro genitori, le loro famiglie hanno in qualche modo ripercorso dei punti significativi di questo parco, del suo passato, del suo presente e di quello che vorrebbe essere il suo futuro. Andiamo a fare una riunione fuori! Corre, tutti fuori! Partire. Andiamo! Vai con mamma! La prima tappa è stato Parco Cavallo, che è un'area giochi che un gruppo di donne e di mamme del quartiere hanno risistemato nel giro di 2 anni, organizzandosi e riciclando materiale, organizzando attività di raccolta fondi, e che è stato dedicato appunto a Marco Cavallo, che è il simbolo della libertà e della liberazione dell'apertura dei manicomi. Continuare, perché la regina ha bisogno di noi, va liberata assolutamente dal mostro cattivo, il mostro bifronte. Siamo pronti? Dove stanno i vostri capi? Eccolo, vai, una. Venite qua. Allora ragazzi, sentite bene, lì dove si conserva la memoria di coloro che qui furono rinchiusi e maltrattati. Io ce l'ho la cartina. Usate la mente. Partigiani numero. Andiamo. La tappa successiva è stato il Museo della Mente, appunto il luogo della memoria che ricorda quanto questo luogo è stato un luogo di sofferenza, un luogo di privazione di dignità dell'essere umano. Ore 11 pellegrini vorrebbero oggi trovare il ristoro delle fatiche del tempo. Dove è la mensa? Dove è la mensa? No, dove sono l'ostello. L'ostello. Gli altri stiamo andando, ora andiamo pure noi. Però non so dove. Noi siamo al Museo della Mente. Siamo tornati nel presente e siamo arrivati al padiglione 11, che è il famoso padiglione dove dovrebbe esserci l'ostello della gioventù. Questo dovrebbe essere l'ostello che accoglie i pellegrini che camminano, che vengono qui a Roma per il giubileo, ma
È chiuso, non funziona, ma qui ci dicevano che doveva essere aperto. Pensate che ne avevano costruiti 5 nel 2000, all'altro giubileo ne avevano costruiti 5. Poi erano stati buttati giù. Poi adesso ci hanno detto che ne rimettevano 2, ma vi sembrano aperti? No. No. Bucato che trasporta l'acqua appunto rappresenta lo sperpero delle risorse pubbliche che la mala gestione di questo luogo ha vissuto e sta vivendo. La liberazione della Regina Santa Maria è avvenuta attraverso la recitazione della ricetta magica, che appunto è la proposta di legge che il Comitato Si Può Fare e l'Associazione Ex Lavanderia hanno presentato alla Regione Lazio. Una proposta di legge che è stata firmata da oltre 12.500 cittadini e cittadine e che prefigura il Santa Maria che vorremmo. Pronti! Partenza! Ecco, leva la testa! Via! Che la proprietà venga affidata alla Regione Lazio e la progettazione alle competenze del Comune di Roma. Che venga salvaguardata la proprietà pubblica del parco e degli edifici. Che ci sia un uso misto ed equilibrato dei padiglioni, ossia 15 padiglioni ad uso sanitario pubblico, 10 padiglioni ad uso culturale, artistico e sociale, 5 padiglioni al ripristino di Ostello della Gioventù, 5 padiglioni per la sede del Municipio 14. Che le risorse che si ricaveranno dalla gestione del comprensorio vengano investite a norma di legge per finanziare progetti di salute mentale, secondo la legge 180, e che ci siano infine meccanismi di controllo e verifica partecipativa coinvolgendo realtà dell'associazionismo e del volontariato.